Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato durante il primo round di saldi. Sono stata in tantissimi negozi, sono stata da Bershka, da Stradivarius, da Zara, da Mango alla Rinascente, sono stata anche da Tezenis. Diciamo che ho trovato davvero tanto. I saldi non sono tanto alti, però comunque in questi negozi i prezzi sono già abbastanza contenuti e comunque ho acquistato. Diciamo, non dico quello che mi serviva perché non mi serviva niente, però delle cose che comunque erano più utili rispetto ad altre, nel senso che dovrò fare un po' di cambi nel mio armadio, quindi ho adocchiato quello che mi interessava di più e adesso farò appunto questi cambi e niente, volevo mostrarvi quello che ho acquistato. Come sempre vi lascio giù nell'info box l'elenco dei prodotti con i loro prezzi, quindi l'elenco dei capi in questo caso. E niente, iniziamo. Il primo capo che vi mostro è questo. Questo è uno di quei giubbottini in pelle, diciamo, in finta pelle, praticamente che ho acquistato da questo marchio Only, che ho visto che hanno portato qui in Sardegna un paio di mesi fa. Avevo fatto un giro, mi piaceva qualcosina, però diciamo non avevo adocchiato delle cose, però non sono andata per acquistare quelle. Sono andata così per fare un giro, ero con mio padrino e qualcosa me l'ha preso lui, devo essere sincera. Praticamente questo è un giubbottino appunto in finta pelle, molto semplice. È bianco, sembra quasi bianco o sporco, quasi grigio, e ha tutti, diciamo, i particolari in argento praticamente, sì, appunto in color argento. Praticamente l'ho acquistato, l'ho pagato, adesso qui non c'è il tagliandino, comunque l'ho pagato 28 euro. Se non sbaglio c'era il 30% di sconto. È fatto così, è molto semplice, praticamente. È più corto della vita, è stretto e un po' si allarga un po' prima della vita, appunto, come vedete, soprattutto si nota dietro. Niente, mi piaceva, io ho preso una taglia 34. In realtà, quando l'ho visto addosso a un manichino, l'ho voluto provare proprio perché il giubbottino che avevo così quest'estate, perché questo sicuramente lo utilizzerò nelle mezze stagioni, quest'estate l'ho dovuto cestinare perché ormai era comunque consumato, quindi quando l'ho visto bianco l'ho voluto prendere subito per questo motivo. Poi, come vi dicevo, sono stata da Stradivarius, che sapete che è il mio negozio low cost preferito, e ho acquistato questo vestito in velluttino. Praticamente sopra è fatto così in trasparenza, poi finisce con il pantaloncino, ha le maniche diciamo corte più che tre quarti, perché è più corto rispetto a una manica a tre quarti. È molto semplice, diciamo così. La particolarità appunto è fatta così, che è fatto così nelle spalle. Dietro avete questa chiusura un po', questa apertura a goccia, si chiude con il bottoncino e avete anche la cerniera per chiuderla. Questo io ho preso, cioè di questo io ho preso una S, c'è la S, la M e la L, costava 23 euro, l'ho pagato 16 euro, c'era appunto il 30% di sconto. Non era molto, però comunque non costava tanto, quindi l'ho voluto prendere appena l'ho visto. E poi sempre da Stradivarius ho acquistato questo pantalone, che è di quei pantaloni che si utilizzava molto quest'estate, infatti lo utilizzerò intorno a marzo, aprile, adesso mi sembra molto leggero. Sopra avete, cioè dietro avete l'elastico, davanti avete i laccetti e ha questi disegni un po' particolari, sembrano quasi disegni che si vedono nelle tende, comunque mi piacciono, non sono troppo stretti e infatti sono fatti così, un po' si stringono un po' diciamo, nel piede, nella caviglia. Sicuramente non li accorcerò, al contrario degli altri, perché sono giusti giusti e mi sono piaciuti, diciamo così. Io appunto ne avevo acquistato due o tre quest'estate durante i saldi da Bershka, da Stradivarius, se non sbaglio, non li avevo mai acquistati così. Sono come se fossero quasi in tela, infatti sono molto leggeri. Il prezzo è di 15,99 euro al posto di 19,95 euro e ho preso una S, cioè la S, la M e la L. Que di questo addirittura lo sconto del 20%, però non lo so, mi sembravano molto particolari. Secondo me vedono tutti questi disegni, tutti questi colori, si possono abbinare con tantissimi, magari in top, t-shirt, camicie, quindi l'ho voluto prendere perché appunto era particolare. Poi da Bershka ho acquistato questa borsetta che non era messa in conto perché l'ho vista, diciamo, nella cassa, all'ultimo momento l'ho voluta prendere. Se non sbaglio c'era anche il rosa,
però io l'ho preso di questo celestino che sembra quasi viola. Questo dovrebbe essere in pelle vera. Comunque costava 18 euro, l'ho pagata 13 euro. C'era praticamente il 28% di sconto. Appunto è molto particolare, è piccolina, però mi piaceva, per qualche occasione può essere carina, si può prendere sia, solo, cioè sia, solo così. È fatta proprio a secchiello, non è molto grande, è un po' ampia perché praticamente è fatta a secchiello, però è abbastanza piccolina. E niente, non ha, c'è solo una taschina dove poter mettere non so, il cellulare, però non ha una taschina con la cerniera. Però per il prezzo che costava mi sembrava carina e l'ho voluta prendere. Ah no, bugia, si può tenere anche con la tracolla lunga, oltre che con questo laccetto qua. Comunque è molto carina e l'ho voluta prendere. Poi ho preso sempre da Bershka dei choker che però non fanno parte, non so, non erano scontati, però erano lì, li ho visti, li ho voluti prendere. Sapete della mia fissa per i choker. Questi costano 7,99 euro e avete questo che sembra quasi una catena. Poi questo molto semplice in tela e poi questo che è in finta pelle, cioè una coppelle che praticamente si stringe con questo laccetto che sembra quasi in caucciù. Poi ho preso questo che è sempre un giubbottino in finta pelle che è tutto nero con la particolarità che qui davanti ha questa parte in bianca, queste due parti in bianca e questa in questo blu elettrico. È molto, diciamo, se togliete questi particolari è un giubbottino di quelli in ecopelle abbastanza easy, che sapete io sono fissata, ne ho di tutti i colori, quando l'ho visto l'ho voluto prendere, in realtà l'avevo visto già nel sito quando sono iniziati i saldi, però poi alla fine l'ho preso diciamo nella mia città, dietro è così tutto nero. Davanti potete chiuderlo oltre con la cerniera anche con questo bottone qui, però sicuramente io non lo chiuderò perché mi dà fastidio quando è troppo chiuso. Io ho preso una XS, cioè la XS e la SLM, costava 46 euro e l'ho pagato 36. In questo c'era il 22% praticamente di sconto. L'ho acquistato durante il primo giorno di saldi questo. Poi ho acquistato sempre nel negozio Only di cui vi ho fatto vedere prima il giubbottino quello bianco, questa felpina, che è una felpina gialla, color senape più che gialla, con questa stampa davanti, molto semplice, che sta, diciamo, arriva alla vita, è molto semplice, dentro un po' felpattina, però è molto molto leggera, per questo periodo è molto, diciamo, è troppo leggera, l'ho pagata 20 euro. Mi piaceva, è molto, diciamo, easy, appunto non sta oltre la vita, però era carina e l'ho voluta prendere. C'era sia così che rosa e blu, se non sbaglio. Poi sono stata a The Zenith e ho preso questa canottiera. È una canottiera con questi disegni con i fiori bianchi, neri e a strisce. Questa, anziché 8 euro, cioè 7,90, l'ho pagata al 50%, io ho preso una S e mi trovo benissimo, lo sapete, con le canottiere di The Zenith, sono leggermente più lunghe della vita. Mi trovo benissimo, utilizzo d'estate come t-shirt, d'inverno al di sotto dei maglioni e mi trovo benissimo, mi piace il cotone, sono resistenti, costano a un prezzo abbastanza, diciamo, economico, cioè mi trovo benissimo. E per questo ho acquistato una maglietta che però non era scontata, infatti costa 9,90 euro, è una S, lo stesso mi trovo benissimo con queste magliette, io ho sempre trovato difficoltà a trovare magliette a maniche lunghe, invece a The Zenith ne sto trovando tantissime e ho fatto il ricambio appunto di tutte le mie magliette a maniche lunghe. Questa appunto non è scontata perché sono appena arrivate ed è sempre praticamente con il sessitone dell'altra maglietta. I fiori così bianchi, rosa e verdi. E mi piace tantissimo sia per la primavera ma soprattutto l'autunno-inverno perché i colori dell'autunno, d'inverno la utilizzo sotto come l'altra sotto i maglioni, questa arriva un po' oltre la vita, ha uno scollo abbastanza largo, non è di quelli proprio stretti, però mi piacciono tantissimo, ne sto utilizzando tantissimo di queste, ne ho almeno 5 o 6 sempre di The Zenith e ve le consiglio se le volete acquistare perché ci sono di tantissimi colori, con tantissime stampe, però costano sempre 9,90 euro e sono abbastanza resistenti, io mi trovo benissimo. Poi sono stata da Louise, che è un negozio che c'è nel centro della mia città e in un centro commerciale nella mia città. Avevo già acquistato qualcosina durante i primi saldi. Se volete, vi lascio giù nell'info box il link perché ho acquistato qualcosa di questo
brand che è molto ma molto low cost. E sono stata invece nel negozio e l'avevo acquistato in quel negozio che c'è nel centro commerciale. Invece nel centro della mia città ho acquistato questo maglioncino. Ha le taglie molto piccole, nel senso che un'XS è più piccola rispetto alle XS che ci possono essere da Zara. Infatti di questa marca io non prendo XS, quasi sempre prendo la S. Infatti di questo maglioncino ho preso una S e anziché 19,90 c'era il 20%, l'ho pagato 15,90. Comunque c'era anche la M, la L. Ed è fatto così, è più corto della vita e ha questi disegni bianchi, neri, rossi. Mi piaceva tantissimo per la stampa che aveva e quindi l'ho voluta prendere. C'era anche solo tutto fatto così, o tutto bianco, tutto nero, però questa era, diciamo, la fantasia che mi piaceva di più. E poi per il prezzo che aveva non potevo lasciarlo lì. Poi sono stata, come vi ho detto, da Zara e ho acquistato due cose da Zara. La prima è questa, che è una borsa, tanto per cambiare, a zainetto. Praticamente questa l'avevo vista a settembre quando era appena arrivata, costava 40 euro e l'ho pagata 30. È di questo rosso borgogna, rosso amaranto che va tantissimo. Qui praticamente si apre a calamita e la borsa all'interno è fatta così. Ha una grandezza media per essere uno zainetto. Io di solito gli zainetti che si chiudono così non li voglio mai acquistare perché ho sempre paura, preferisco quelli con le cerniere, però questo mi piaceva troppo e quindi l'ho voluto prendere. All'interno avete una taschina. Non c'è una cerniera, però mi piace, magari per uscire, per tutti i giorni, è davvero carino, anche per il colore che ha e per come è fatto. Per tenerlo potete tenerlo così, come sapete io sono fissata con i zainetti che hanno questa, diciamo, i laccetti per tenerlo così perché secondo me è molto comodo. Invece per metterlo nelle spalle ha questi due lacci così in a coppelle, ha delle cerniere così laterali. E ha delle taschine appunto laterali, sia da una parte che dall'altra, e questi, diciamo, ornamenti così in finta pelle nelle cerniere. Mi piace tantissimo perché, cioè, è molto particolare, quindi io, cioè, pensavo che non ci fosse più perché non l'avevo più vista. Poi ho visto questa prima dei saldi e pensavo di non trovarla. Quando l'ho trovata l'ho voluta prendere subito. E poi ho acquistato da Zara una cosa che sicuramente conoscete tutte. È che sono uno di quei giubbottini che sono in coppelle e che vanno di moda tantissimo, sono andati di moda molto anche quest'estate. Io ce l'ho in nero e l'ho voluto prendere anche in rosa. Praticamente è fatto tutto rosa con i particolari così in acciaio. Io ho preso un XS, costava 50 euro e l'ho pagato 40. Mi piace tantissimo, ce l'avevo già nero, mi sono trovata benissimo, però devo essere sincera, quello nero è leggermente diverso il tessuto, mi sembra un po' più liscio quello che ho nero, però mi piaceva tantissimo. Davanti avete anche la cinta, ma sicuramente lo conoscete, avete capito di che giubbottino si tratta. Appunto sta sopra la vita, appunto io ho preso una XS, c'è la XS, la S, la M, la L, la XL, e come vi ho detto l'ho pagato 40 anziché 50. C'era anche celeste, però non lo so, mi piaceva più rosa, quindi l'ho voluto prendere rosa. Poi sono andata da Carpisa, non avevo bisogno di borse, sono entrata così per fare un giro e ho visto questa borsettina e non ho saputo resistere. Praticamente è abbastanza, secondo me, anche elegante e ha questo colore molto particolare che sembra quasi un grigio, non lo so, un colore molto particolare. Perché è a metà tra un grigio e un marrone, non saprei definirlo. Comunque, questa si può tenere così: ha qui le catenine, ha l'accetto in coppella dello stesso colore della borsa, è sempre della linea in collaborazione con Penelope e Monica Cruz, di cui io ho già due borse, anzi, no, tre borse. Acquistate una con l'inverno precedente, poi una l'estate scorsa, una me l'ha regalata per Natale il mio ragazzo e questa è un'altra, sempre in collaborazione con Carpisa, cioè con Penelope Cruz e Carpisa. Questa è molto piccola, è di quelle praticamente che qui avete la cerniera, qui potete mettere il cellulare, però è abbastanza piccola, però va benissimo secondo me per uscire, per delle serate particolari. E questa l'ho pagata 14 euro anziché 20, una cosa del genere. E niente, non c'è più il tagliandino, non lo so perché. Comunque, il prezzo è quello. Comunque, come vi ho detto, vi lascio giù nell'info box i veri prezzi. Mi piace e l'ho voluta prendere.
E poi le ultime due cose. Una è una cosa che necessitavo, nel senso che io non avevo più giubbotti neri, avevo solo tre cappotti neri, non avevo più giubbotti neri e ne volevo acquistare uno con questi saldi. Siccome abbiamo la tradizione con i miei genitori che quando ci sono i saldi mi acquistano almeno una cosa con i saldi, ho scelto questo, ossia un giubbotto che ho preso da Mango. È un giubbotto diverso da quelli cui sono abituata, nel senso che è fatto così, praticamente qua è molto ma molto, cioè molto pesante. Qui avete una tasca, è abbastanza lungo per dire rispetto a quelli a cui sono abituata io, ha una cinta in vita, adesso non so, non saprei come farvelo vedere, comunque non è, diciamo, è molto abbastanza semplice, più che altro era molto pesante e mi piaceva. Ha le tasche, all'interno c'ha praticamente nei polsini avete questa fibbia qui, ha le tasche davanti, sia giù che su, all'interno avete la tasca e il laccetto per stringerlo, no, niente, mi piaceva, era particolare, e dentro ci sono le piume d'oca, praticamente è una XS. E io ho preso, cioè, ho preso una XS e costa 60 euro. E dulcis in fundo, come vi ho detto, volevo mostrarvi per ultimo il prodotto che mi è piaciuto di più e che è quello che aspettavo di più. Nel senso che io l'avevo vista a ottobre questa borsa, però non l'ho acquistata alla Rinascente. Non l'avevo più vista, pensavo che fossero finite. Quindi ero un po' così, pensavo che non l'avrei trovata. Invece poi alla fine ho visto che chi aveva la tessera poteva andare alla Rinascente prima dei saldi e avere degli sconti, e ho acquistato questo zainetto di Moschino, di questo blu elettrico, a praticamente 214 euro, no, bugia, 114 euro anziché 190 euro. Sì, questo era il prezzo totale. Praticamente questo blu elettrico, qui c'è la calamita, avete la tasca, diciamo che c'è davanti. E ho visto che c'è di tantissimi colori questo zainetto, però quando ho visto che c'era il 40 l'ho voluto prendere subito. E sapete che ormai mi sto fissando tantissimo con i zainetti, però questo più che da tutti i giorni lo utilizzerò per delle occasioni particolari. E secondo me sta benissimo col giubbotto nero e lì particolare di questo colore che vi ho mostrato prima, che ho preso da Bershka. E niente, è fatto così, è abbastanza capiente, sicuramente è molto più grande dello zainetto che vi ho mostrato prima, quello che ho preso da Zara. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti. Lo so, sono tantissimi e sicuramente adesso mi darò una regolata e cercherò di non acquistare nient'altro. Fatemi sapere cosa avete preso voi, se avete preso qualcosa in comune con me. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto, ciao!